Eccoci qua, siamo al mercato di San Lorenzo con Davide Costa, giovane giornalista della Nazione. Te ti occupi di enogastronomia o anche di altri argomenti? Mi occupo un po' di tutto, come tutti i giornalisti di cronaca, con una passione particolare rivolta all'enogastronomia. Solitamente la figura, come si dice, formologica, morfologica del giornalista enogastronomo è abbastanza. Vedo che te ti stai tenendo bene. Ci sto lavorando, perché tendenzialmente si tenderebbe a allargarsi, però ci vuole un po' di amor proprio, un po' di sacrificio per cercare di tenersi il meglio possibile. Con tutte le cene, eventi a cui sei invitato, appunto, per poter... è quello il problema. Senti, parliamo un attimino nell'immaginario collettivo, parliamo per esempio degli italiani. Se noi dovessimo dire cucina toscana, qual è il riferimento a un prodotto, a un piatto che tu ritieni imprescindibile? Ma cucina toscana, sono tantissimi i piatti che mi vengono in mente. Ora in particolare ci troviamo a San Lorenzo, mi viene in mente il lampredotto, mi viene in mente, spostandoci in altre zone, il faro della Garfagnana. Tutti prodotti che tra l'altro l'Expo sta contribuendo a far conoscere la Toscana in tutto il paese. Ma soprattutto non possiamo prescindere da questa meraviglia qui, dalla Chianina. Guardate che roba, questa più che la Chianina, che cos'è? Il taglio della Chianina fondamentale conosciuto in tutto il mondo è? La nostra bistecca. Dov'è Piero? Piero? Questa è Fiorentina. È Fiorentina, questa viene 20 euro al chilo, vero? Questa qui, sì, questa qui perché è una bellissima limousine, bellissima. Questa invece è la Chianina. Chianina, quindi attenzione, di cui faceva riferimento Davide, è questa, mentre questa è un'altra razza. Una razza limousine, bella. Però... Senti, io voglio sapere da Piero, qual è il taglio effettivo in centimetri per definire Fiorentina? Fiorentina al minimo dovrebbe essere... Fammi il dito. Due dita. Aspetta che ti inquadriamo nel dettaglio. Così, belle larghe. Perché sennò diventa una bracciolina. Fammi vedere esattamente la misura, che adesso la inquadriamo. Una misura di due dita belle abbondanti, così. Quindi se non ha le due dita abbondanti non è una Fiorentina. Sperando che le dita siano belle grosse, perché insomma. Secondo voi sono grosse? Allora sta meglio chi la mangia, perché la fa più alta. Benissimo. Ti ringrazio Piero. L'importante è non confonderla con la braciolina, ecco, quello per noi toscani è veramente un'offesa. Un'offesa, bravo Davide. Allora, noi abbiamo anche fatto conoscere come deve essere lo spessore effettivo della Fiorentina e adesso andiamo con Davide a fare la conoscenza del nostro Barciulli, bravissimo, e anche, devo dire, dell'acquisto che effettueremo quest'oggi per il piatto. Andiamo. Perfetto. Ed eccoci qua, siamo arrivati nel banco di Emanuele e troviamo Mattia Barciulli, che è il protagonista della puntata di oggi, che è venuto a comprare le uova. Che tipo di uova? Sono venuto da Emanuele a prendere la pasta gialla. Pasta gialla? Perché proprio la pasta gialla? Allora, è presente quando nei ristoranti c'è tutte quelle cose, la pasta fresca, i dolci con questo giallo sgargiante, tutti, ma come fate? Banalmente basta prendere un uovo a pasta gialla, cioè con galline che abbiano mangiato mais. Quindi naturalmente il torlo dell'uovo, sia per varietà ma soprattutto per l'alimentazione, sarà maggiormente colorato. Ci dà mano, quando faremo il nostro sformatino, di avere un colore più brillante, più divertente, semplicemente senza aggiungere niente di che un prodotto naturale. Quanto vengono a confezione? 1,20 euro a confezione. 1,20 euro. Ma senti, ma le uova, le massaie che vengono a comprare l'uovo, lo vengono a comprare per fare, come si dice, l'uovo affrittellato, che è il termine giusto e preciso, o lo vengono a comprare perché ancora le signore a casa stendono la pasta? Ma qualcuno stende ancora la pasta, dai, da una certa età, non le giovani, diciamo la verità. Allora, ce le vuoi mettere in un sacchettino? Bene, grazie Emanuele. Senti, a proposito, caro Davide, per quanto riguarda, diciamo, la tracciabilità dell'uovo, questo è, diciamo, che è entrato in corso da qualche anno. Sì. Prima non c'era questa tracciabilità. Vogliamo innanzitutto ricordare che cosa è scritto sul guscio? Praticamente ogni uovo ha una serie di numeri stampigliati sul guscio che in pratica ripercorrono tutta la storia, da quando l'uovo è stato deposto a quando è stato, se è un uovo allevato, cioè la gallina a terra oppure no, dove è stato confezionato, insomma ripercorre tutta la storia dell'uovo, senza dimenticare la data di scadenza. Benissimo. Perché comunque le uova hanno la loro data di scadenza, che in teoria va rispettata,
In pratica, cosa insegnano le nonne? Insegnano che se il guscio è completamente integro, quindi non è danneggiato, si può andare anche un pochino più in là. Però mi raccomando, rispettiamo le date di scadenza. Bene, senti, quali sono gli altri ingredienti, Mattia, che tu utilizzerai per questo piatto? Allora, questo piatto, Si intitola? È uno sformato di pecorino in fiore di zucca su una crema di zucchine fresche. Quindi utilizzeremo ovviamente le zucchine, il del pecorino fresco e un pochino stagionato, latte, burro, farina e un po' di buona volontà. Bene, e noi abbiamo acquistato l'uovo, ma adesso vi vado a presentare un editore romano, Sandro San Giorgi, che ha scritto, o meglio ha pubblicato, un libro bellissimo che ha per titolo L'Ignoranti. Ecco, L'Ignoranti di Etienne Davoudot, vino e libri, diario di una reciproca educazione. Ecco, fra i tanti capitoli che sono riportati in questo libro c'è addirittura un inno all'etame, o sbaglio? Esatto, sì, perché qui si parla di agricoltura biodinamica. E l'agricoltura biodinamica si basa sull'emancipazione dell'etame di vacca, che viene inserito, viene messo dentro un corno, viene interrato, e questo in ottobre, e ad aprile viene sterrato, cioè viene tirato fuori e si usa come concime. In che contesto? È un concime che viene utilizzato in che ambito dell'agricoltura? In tutta l'agricoltura possibile. Quindi l'etame è un elemento essenziale, praticamente fondamentale. Ma è l'emancipazione che subisce in questo passaggio attraverso il corno, nel riposo dell'inverno, della terra, e poi in quantità che sono davvero infinitesimali rispetto allo spazio che occupa. Beh, ma ha una forza dentro eccezionale. Ecco, qui è la storia in buona sostanza di due signori che si occupano di argomenti più disparati, uno di fumetti e l'altro di vino. Diventano amici e insieme fanno un percorso meraviglioso. Magari il fumettista diventa anche un vignaiolo, non dico altrettanto il vignaiolo come fumettista, ma comunque è una bella esperienza. Ci vuoi parlare anche della produzione velocemente, diciamo come editore, delle tue ultime pubblicazioni? Grazie molto, Claudio. Noi facciamo edizioni di cultura alimentare e quindi ci occupiamo di vino, ci occupiamo di cibo, di materie prime. E il libro più importante che abbiamo fatto si intitola L'invenzione della gioia ed è un percorso di educazione sensoriale, quindi di autoformazione alla sensibilità. Qualche altro titolo che stiamo vedendo in questo momento? C'è un libro dedicato a un bravissimo vignaiolo italiano che si chiama Emidio Pepe, che si intitola Manteniamoci giovani. C'è un libro fatto con una bravissima ristoratrice che si chiama Antonella Sgrillo, dove lei prepara delle ricette di dolci al cucchiaio e le accompagna con delle poesie. Questi sono alcuni dei titoli che facciamo. Ricordiamo la casa editrice? Portos Edizioni, Roma. Bene. Allora, sapete che facciamo adesso? Andiamo in cucina. Ma prima di andare in cucina andiamo a fare la conoscenza del faro della Garfagnana, che il nostro Sandro conosce benissimo. Certo, è anche un ottimo cibo. Tu vieni da Roma? Io vengo da Roma, sì. E i romani? Ma i romani, quelli che andavano chiaramente a fare le loro brave campagne di guerresche, se non ci avevano il farro, col cavolo. E adesso parliamo di un prodotto che è una vera e propria eccellenza per la nostra regione toscana, il farro della Garfagnana. Qui con me il presidente del consorzio Farro della Garfagnana, Lorenzo Satti. Allora, intanto diciamo subito, il farro è un cibo meraviglioso sotto il profilo nutrizionale, che tutti i nutrizionisti, biologi, dottori, medici dell'alimentazione consigliano, vero? Esatto, è un prodotto importantissimo nella cucina, nella dieta mediterranea, perché fa benissimo, poco glutine, quindi anche per un problema di allergie è un prodotto eccezionale. Allora, il farro della Garfagnana, ma perché è così famoso? È famoso proprio per la particolarità del prodotto e della terra dove nasce, perché è un prodotto assolutamente che non va mollato e poi per disciplinare deve essere coltivato senza trattamenti chimici e senza diserbanti. Quindi nonostante il clima che c'è in Garfagnana, questo proprio dà la caratteristica a questo prodotto, quindi viene senza niente, diciamo un prodotto rustico che non ha bisogno di niente. Ha una quantità limitata e forse per questo costa anche un pochino più di tutti gli altri farri.
Sì, ha una quantità limitata perché viene coltivato in una zona ben delimitata in base al regolamento CE, ha un costo più elevato rispetto agli altri proprio per la conformazione del territorio, quindi non solo la Carfagnana, è un territorio collinoso, quindi non ci sono pianure, quindi difficile da coltivare. Però questo è compensato in cucina dalla resa, perché voi pensate, quando lavoriamo questo faro in cucina a zuppa necessitano solo 30 grammi di farro, quindi quando andiamo poi a cucinarlo, quindi si recupera quel costo maggiore. Presidente, so che poi questo prodotto ha avuto un riconoscimento europeo molto importante e prestigioso. Esatto, indicazione geografica protetta, quindi significa che questo farro, in base a un disciplinare europeo riconosciuto dalla Comunità Europea, viene coltivato in determinati comuni e viene anche coltivato dietro un procedimento ben preciso. Se voi vedete il sacchetto ci sono dei numeri, quei numeri significa corrispondono a un produttore. Ecco, vogliamo fare un po' un veloce escurso nei comuni in cui viene prodotto della Carfagnana, facciamo qualche nome di comuni. Sì, comuni di San Romano, comuni di Piazza al Serchio, comuni di Castiglione, Pieve Fosciana, Camporgiano, Sillano e Castelnuovo, sono i principali, diciamo. Bene, evviva il farro della Carfagnana, grazie a Lorenzo Satti, presidente del consorzio Farro della Carfagnana, e il nostro percorso continua. Ed eccoci qua, siamo al ristorante La Cipolla Rossa, proprio a un passo letteralmente dalle mitiche cappelle medicee di Firenze, con Mattia Barciulli. Allora, questa mattina abbiamo fatto l'acquisto del pecorino, degli zucchini, delle uova, del latte, del burro, della farina che serviranno per realizzare questo piatto. Ricordiamo esattamente il titolo di questo piatto. Allora, facciamo uno sformato di pecorino in fiore di zucchino e con la sua crema. Come lo definisci, un entrée? È un antipasto, potrebbe essere anche un contorno di un piatto alla griglia, per esempio. Allora, primo elemento essenziale fondamentale è fare la besciamella. Assolutamente, la besciamella, allora, che è per noi la base di tante preparazioni. Andiamo sugli ingredienti, quindi farina, burro, latte, l'uovo a pasta gialla, il pecorino, le zucchine, i fiori delle zucchine, poi abbiamo il solito pepe, sale, l'olio e dell'acqua ghiacciata che ci servirà dopo per fare la salsa più verde. Ecco, l'acqua ghiacciata, signori, i cubetti di ghiaccio proprio, che è una cosa abbastanza inusitata, lasciamelo dire, a parte che non fare il tipico piatto spagnolo del gaspacio che necessita del ghiaccio, però solitamente il ghiaccio in cucina, almeno per quanto riguarda la Toscana, è abbastanza raro. In questo caso lo utilizzerà per dare che cosa? Un colore più verde? Alle zucchine. È una sorta di make up delle zucchine, facendole un pochino più bellocce. Qui abbiamo svelato un segreto. Allora, adesso partiamo, vai. Prendiamo la pentola e ti chiedo un mestolo di legno. Quando parliamo di besciamella si parla di una salsa molto importante, perché ci aiuta a capire di come addensare un liquido, indipendentemente da quale il liquido sia. In questo caso è il latte, ma potrebbe essere una salsa di spinaci, una zuppa di spinaci, una zuppa di pesce, insomma, quello che pensiamo sia più giusto e che ci serve. Come su tutta la besciamella, quando si pensa alla besciamella si pensa inevitabilmente alle lasagne. Le lasagne è una besciamella di media consistenza. Praticamente, giusto per capirsi, adesso stiamo facendo la besciamella più resistente, la più soda, e utilizziamo 60 g di burro e 60 g di farina per mezzo litro di latte. Se vogliamo fare la besciamella per le lasagne utilizzeremo 40 g e 40 g su mezzo litro, e se invece vogliamo fare una besciamella molto leggera utilizzeremo 20 g. Sostanzialmente 20, 40, 60. La quantità di liquido rimane la stessa. Quello che stiamo facendo adesso, purtroppo, c'è un nome antipatico perché bisogna parlare in francese, di cui tu sei pienamente detentore, si chiama roux. Attenzione, non è quello sviluppo, devo dire, fisiologico che viene dal basso e che solitamente in alcune zone anglosassoni è anche un segno di aver apprezzato bene il cibo che gli è stato offerto. Esatto. Però ti piace, perché è così, perché guarda che ho scoperto tantissime cose. Non so, per esempio, non so se lo sapete che quando si beve il tè in Cina e soprattutto in Giappone, se lo bevete col risucchio vuol dire che è un segno di stima per coloro che hanno fatto il tè. Per noi invece è una cosa sconveniente. È un romaiolino? Romaiolino, eccolo qua. Abbiamo fatto il nostro roux biondo e andiamo ad aggiungere il latte caldo.
La domanda è sempre la stessa: si può fare la besciamella con latte freddo? Certamente, dipende uno cosa c'ha da fare nella vita, perché il latte freddo ci metterà più tempo a bollire e dovremo stare più tempo a girare, per cui sta a noi decidere quello che vogliamo fare. Aggiungiamo il latte piano piano, perché se lo mettiamo tutto insieme le nostre piccole palline di grumi, i grumi andranno poi a rimanere e a fare arrabbiare la mamma o la nonna o molto spesso oggigiorno i papà che cucinano. Alla nostra scuola di cucina a Fonte dei Medici abbiamo tantissimi signori e ragazzi che vengono a cucinare. Allora, la cosa interessante, l'ho anche detto più volte in trasmissione, che è stato fatto uno studio che in questo momento negli under 30, cioè tra i ragazzi al di sotto dei 30 anni, in cucina sono più uomini che donne. Pensa un po'. Per quanto riguarda la professione è un po' sempre stato così, anche perché è un lavoro difficile che ti prende tante ore e che ti porta lontano da casa. Per l'amatoriale finora le ragazze dovevano cucinare come diktat di casa. Oggi invece scelgono di cucinare più o meno e i ragazzi molto spesso sono più portati, anche perché diventa, diciamo, un cool saper cucinare, quindi anche un motivo in più di essere accattivante col gentil sesso. E poi bisogna dire che fra le tante cose che piace alle donne, oltre che ovviamente devo dire il bell'aspetto, ma anche il fatto che l'uomo sappia cucinare, in questo momento è una dote molto importante, ricercata fra le ragazze giovani. Io dico sempre a tutti: state attenti, perché per esempio ho fatto il tortino al cioccolato a una biondina che mi è venuta una sera a casa, è diventata mia moglie, per cui state molto attenti a scegliere la ricetta giusta, perché poi dopo invece rimanete bloccati lì. Allora, io nel frattempo faccio anche bollire l'acqua, perché in questo modo andiamo a metterci dentro le zucchine. Allora, noi siamo al giro di boa. Esatto, infatti io volevo farvi vedere velocemente l'addensamento della nostra besciamella. Ecco qua. Buttiamo l'ultimo latte dentro e poi mettiamo il pecorino a pezzettini. Che soddisfazione fare la besciamella! È un aspetto, se mi permettete, anche chimico, perché il fatto che tutto parta dal liquido, diventi solido, e sembra quasi una magia, no? Certo, ma soprattutto farla senza grumi è sempre una grande soddisfazione. Anche perché la possiamo aprire in un brick comprato, però onestamente è la soddisfazione di fare una cosa o di comprarla già fatta, no? E anche a livello di sapore non c'è paragone. Senti, com'è nata la tua passione per la cucina? Ci racconti un aneddoto? Hai avuto una nonna o una mamma che ti ha avviato a questo tipo di professione? Ti posso raccontare la disperazione di mio papà a 4 anni quando gli ho chiesto le pentoline invece dei soldatini, per cui si era un po' preoccupato, ha capito dopo che non era un'attitudine di gusti ma di volontà di dare da mangiare, far star bene le persone, i piaceri dell'accoglienza, che poi si è sviluppata nella cucina e a oggi nella mia vita si sta sviluppando anche in tutto quello che è intorno alla cucina. Allora, abbiamo messo il nostro latte e il nostro composto all'interno. Aggiungiamo un pochino di sale, mettiamo il pecorino che è meglio se lo mettiamo grattugiato prima, adesso lo taglio io velocemente lì accanto a te, lo metterò accanto a voi. Ecco, spostiamo leggermente così. In qua. Qua, perché togliamo il pecorino. Eccoci qua. Ecco qua. Bene. Ok. Ovviamente parliamo di pecorino fresco, per cui si scioglierà istantaneamente all'interno della nostra... Questo pecorino a che cosa, da dove viene? Questo pecorino è un pecorino di Pienza, semplicissimo, fresco, nel senso semplice, in senso positivo. Non sempre bisogna starci a lambicare le meningi cercando prodotti sempre esotici che chissà da dove vengono, quando sotto casa abbiamo tanti prodotti eccezionali. Questo taglio ha un nome, vero? Questo è un mirepoix, però ovviamente per quanto riguarda il formaggio i francesi ci cucinano, perché lo chiamano a petit morceau. A petit morceau, a piccoli morsi. E questo lo fa anche, soprattutto questo taglio, è per gestire meglio lo scioglimento. Esatto. Tanto che, Andiamo ad aggiungere all'interno il nostro uovo intero? A pasta gialla, assolutamente. E lo andiamo a mescolare. Ovviamente io sto lavorando a temperatura a questo punto tiepida, che mi consente di non rovinare o di non cuocere l'uovo. Come ti dicevo, vedi la pasta gialla, gli sta subito dando un colore molto più intenso. Allora, a questo punto passiamo a foderare il nostro stampino, possibilmente con del burro pomata, o se no, se abbiamo un pochino d'olio va bene anche lui. L'importante è che ci sia del grasso che impedisca al fiore di attaccare.
prendiamo il nostro fiore, ci facciamo un po' di spazio, grazie a te, e lo mettiamo dalla parte opposta. In questo caso abbiamo usato i maschi dei fiori, cioè la parte finale dello zucchino, ma possiamo utilizzare anche le femmine, che invece è il fiore che parte direttamente, anzi in realtà è l'opposto, scusami, il maschio è quello che parte dalla pianta e la femmina è quella che è in cima alla zucchina. Quante curiosità Toscana Tavola, ragazzi. No, anche se la forma sembrerebbe più maschile, ma in realtà è femminile. È banale perché i semi sono in quello lì e non nell'altro, che è l'impollinatore. Andiamo a mettere quindi il nostro composto all'interno dello sformato, eccolo qua, e lo metteremo in forno per 15 minuti a 180 gradi. Azione. Allora, a questo punto facciamo la salsa di zucchine molto velocemente, quindi prendendo una zucchina, ti vengo di là e ti do sempre noia, togliamo un po' di avanzo, nell'acqua che sta bollendo prendiamo delle zucchine che abbiamo prima ovviamente lavato e togliamo la parte verde, che è quella che ci interessa. Per fare una salsa molto verde dobbiamo utilizzare meno parte bianca possibile. Ok, e la mettiamo a sbollentare. Che vuol dire sbollentare? Vuol dire buttare in acqua calda per pochi minuti, pochi secondi in realtà, anche perché ovviamente un pezzettino di zucchina così bollito per un paio di minuti sarebbe stracotto. Noi che in Toscana siamo i principi, i re, le regine del riutilizzo. Che ne facciamo? Che ne facciamo di questi? Questo li utilizziamo assolutamente perché ci possiamo fare il ripieno di una salsa, la salsa, ci possiamo fare quello che ci pare. Per esempio, li faccio normalmente bolliti e poi li fate il pomodoro. Buttare via mai. Ora attenzione, questo è un passaggio interessante perché quello che sta facendo non è legato alla sapidità, ma è legato all'aspetto cromatico, esatto. Cioè vivacizza il colore del verde. Ora, vedrai subito, buttati in acqua e ghiaccio, come le nostre zucchine, le puoi prendere anche te, ti do una zucchina normale e guarda, tira fuori una invece sbollentata e vedrai la differenza di colore. Ti manca le mani. Se ce la facciamo a inquadrarla, vediamo. Vedi? Il colore? Com'è diverso? È nettamente più brillante. Siamo riusciti nell'impresa, perché io ho una mano sola. Cioè, ma sai, da te ci aspettiamo ormai di tutto, di tutto e di più. Allora, prendiamo quello trasparente, così ci fa assaporare maggiormente il colore, e lo andiamo a posizionare qua. Mettiamo le nostre zucchine molto verdi, perché hanno avuto questa, scusatemi, escursione termica. Anzi, o addirittura usiamo un altro termine bellissimo televisivo, questo shock termico. Giusto, a tutti gli effetti. Andiamo a mettere abbondante olio. E dopo 15 anni di trasmissione di cucine sono riuscito un pochino. Abbiamo messo tanti di quei termini addosso. Shock termico, e poi è bellissimo. Shock termico. Bene, vai. Che è laggiù. Eccolo qua. E facciamo. E voilà, salsa di zucchine di una semplicità unica. Qui c'è semplicemente zucchina, olio extravergine oliva e un pochino di sale, vero? Ok. Intanto, diciamo, il forno va avanti. Ecco, abbiamo superato leggermente il tempo a disposizione, quindi cerchiamo di velocizzare un attimo. Ci siamo, frulliamo lui e arriviamo. Intanto c'è il nostro Davide Costa che ci sta aspettando ovviamente nello spazio a lui dedicato, dove praticamente farà l'assaggio. Oggi avremo un Mattia anche diciamo in versione enologo. Versione enologo o sommelier, va bene? Sommelier, anche perché lavorando in un'azienda di vino, il vino per noi è fondamentale. Beh. Allora intanto voglio ricordare, mentre c'è questo sottofondo un po' fastidioso ma d'altra parte fondamentale, ecco. E questo è. Voglio ricordare i nostri amici a casa, ma soprattutto a coloro che sono titolari di ristoranti, che se volete venire a far parte di Vetrina Toscana è semplicissimo, basta contattare il sito www.vetrina.toscana.it per poter ovviamente scoprire come si entra a far parte della famiglia. È semplicissimo, c'è un modulo da riempire, non costa niente e farete come Mattia Barciulli, entrerà a far parte di questo impegno
nel quale si prende un impegno con tutta la comunità della regione toscana di proporre al proprio interno dei propri menù, evidentemente, prodotti a chilometro zero e stagionali. È il club delle cose buone, fate bene. Allora, andiamo a mettere la nostra crema di zucchina, se poi avete un minuto in più e non un critico gastronomico che vi aspetta giù, lo frullate un filino di più, ma insomma è andata bene. Allora, abbiamo la nostra goccia di zucchina. Attenzione, quanto è passato? 15 minuti a quanti gradi? 180, ovviamente. 180 gradi, e voilà, signore e signori, e abbiamo il nostro. Il piatto è tratto. Scusatemi un attimo, ho fatto questa bella... Bene, allora prendete nota quali sono gli ingredienti che il nostro Mattia Barciulli ha realizzato, utilizzato per realizzare questo piatto. Allora, sformato di pecorino, latte, burro, farina, uova, pecorino, zucchine, fiori di zucchine, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E voilà, prendere il piatto e andiamo all'assaggio. Ed eccoci qua con il nostro Davide Costa, giornalista della Nazione, che avrà il privilegio, l'onore, il piacere, usiamo tutti i termini che vogliamo, di assaggiare questo piatto. Allora, intanto, prima considerazione, tu sei venuto con noi all'acquisto dei vari prodotti, nella fattispecie ricordiamo che qui abbiamo acquistato con il nostro Davide quale degli ingredienti? Abbiamo utilizzato le uova utilizzate per fare lo sformantino all'interno. Benissimo, allora parli un attimino di quello che è l'approccio così visivo. L'approccio visivo è un piatto, per la prima cosa, molto bello da vedere, quindi, come si suol dire, se è vero che la prima volta si mangia con gli occhi, qui già si parte molto avvantaggiati. Io poi, come ho già avuto modo di dire l'altra volta, a questo punto ho già l'acquolina in bocca, quindi più che perdersi tanto in chiacchiere io attaccherei il piatto. Attacca, prendi forchetta e coltello e poi sentiamo il tuo parere. Intanto scopriamo una delle caratteristiche del nostro Mattia Barciulli, qual è? Quella di, il fatto di essere all'interno di un'azienda prestigiosa come Antinori, sei diventato anche te un grande conoscitore di vino. Diciamo, per noi il vino è motivo fondamentale di comunicazione, per cui i piatti molte volte spesso nascono proprio per avere il giusto abbinamento con i vini. Non a caso d'estate utilizziamo molto i bianchi e piatti proprio per incentivare l'assaggio di nuove etichette, come in questo caso qua. Nella fattispecie tu che cosa ci consigli come abbinamento? Allora, per questo pecorino così leggero, una zucchina lavorata con un pochino di olio, ho pensato a un vermentino con Viognier e Anzonica prodotto a Castiglione la Pescaia, della nostra nuova tenuta delle Mortelle, un vino molto leggero, giovane, fresco, con una nota acida di partenza ma con un aspetto fruttato molto sviluppato che ben si sposa con i sapori delicati di questo piatto. Sentiamo allora il piatto e anche l'abbinamento, cosa ne pensi, Davide? Il piatto è buonissimo, mi piace l'idea di questo pecorino avvolto come protetto dalle zucchine e il vino lo stavo assaggiando adesso, effettivamente si sposa molto bene con il piatto, quindi che dire, complimenti a Mattia. E allora brindiamo a questo chef bravissimo, Mattia Barciulli. Questa Toscana bellissima che ci dà gli ingredienti per divertirci. Evviva Vetrina Toscana, evviva la Toscana. Io dico così, a domani, stessa ora. Cin cin.